Da qualche tempo sfreccia sulle strade italiane ed ora anche su quelle europee una nuova automobile, la Fiat Tipo. Automobile degli anni 90, che per la casa torinese è l'essenza del modo di progettare, di costruire e di vendere. Pensata nel 1983, subito dopo il lancio della 1, la futura berlina era destinata a quel segmento che in Europa equivale al 30% del totale delle immatricolazioni, pari a 3 milioni e mezzo di vetture. Un segmento quindi importante, nel quale la clientela cerca automobili sempre più evolute, al passo con le tecnologie più avanzate. La Fiat Tipo è stata presentata alla stampa internazionale il 26 gennaio con una conferenza televisiva via satellite che collegava l'ufficio di Mirafiori di Vittorio Ghidella, amministratore delegato della Fiat Auto, con Francoforte, Londra, Parigi, Madrid e Roma. Subito dopo la conferenza, i giornalisti europei hanno avuto modo di provare la Tipo nelle sue diverse versioni. Seppure il tempo a disposizione fosse limitato, i rappresentanti della stampa di 43 paesi hanno potuto conoscere e assaggiare questa vettura con vocazione europea che rappresenta una tappa nella storia della Fiat e della costruzione automobilistica. Ma vediamola da vicino questa Tipo. Scopriamola assieme. Carrozzeria a due volumi, 5 posti, passo molto lungo, ruote ai 4 estremi. Le dimensioni. Lunghezza 3,958. Larghezza 1,70. Altezza 1,445. Passo 2,54. Sotto la brillante vernice, la lamiera è zincata al 100% per le parti esposte alle conseguenze delle intemperie. Quindi oltre il 70% dell'intera scocca è zincata sulle due facce della lamiera. Ma non tutta la Tipo è di lamiera. Il grande portellone avvolgente è, grazie a raffinate tecnologie messe a punto dalla Fiat, di uno speciale materiale, plastico, naturalmente anticorrosione e molto leggero. Bastano due dita, uno sforzo minimo, anche per una donna, per sollevarlo o chiuderlo. Anche lo sportellino per il serbatoio del carburante, capacità 55 litri, è dello stesso materiale del portellone. Torniamo alla Tipo, pronta per essere consegnata all'automobilista. Lo stile ha anche precise funzioni aerodinamiche. Esempio, il CX è di 0,31, il valore più basso di tutte le berline a due volumi lunghe 4 metri. E ciò conta parecchio, sia per le prestazioni, sia per i consumi. I paraurti resistono ad impatti sino alla velocità di 5 km l'ora. Ed ecco una delle caratteristiche che più conquistano l'automobilista, lo spazio interno. È impensabile che in una forma di dimensioni come quelle di questa berlina vi sia un abitacolo tanto grande. Dal pedale dell'acceleratore allo schienale posteriore corrono ben 179 cm. La larghezza anteriore, sempre dell'abitacolo, è di 143 cm. Quella posteriore di 141 cm.
Il baule, con il piano di carico molto basso, grazie all'architettura della sospensione, ha capacità di 350 litri, che possono diventare 1100, ribaltando il sedile e lo schienale posteriori. Gli allestimenti sono due, standard e DGT, sigla questa che significa che la strumentazione elettronica è digitale. Ecco, questa è la strumentazione analogica della standard, chiaramente leggibile. Questa, altrettanto facilmente interpretabile e con quel tocco avveniristico che non guasta, è la strumentazione della DGT. Quante sono le berline di questo segmento con un interno come quello della Tipo? Nessuna. Osservate i sedili. Guidatore e passeggeri, qualunque sia la loro altezza, ci stanno comodi e quelli seduti dietro possono anche accavallare le gambe. I rivestimenti sono di tessuto con disegno piede pull oppure di velluto rigato. Tessuto agugliato per il tunnel centrale e la cappelliera. Velour per il pavimento. La visibilità è massima, merito della linea di cintura correttamente bassa, delle tre luci, dei grandi cristalli laterali e naturalmente dell'ampio parabrezza e dell'altrettanto ampio lunotto. Ancora un'apprezzabilissima comodità. L'angolo di apertura delle quattro portiere è di 80 gradi e nella Tipo e dalla Tipo si entra e si esce molto agevolmente, senza fastidiose contorsioni. Andiamo al posto di guida. Questa, inutile precisarlo, è la leva del cambio a 5 rapporti. Ma, occorre precisarlo, questo cambio è del tutto nuovo. Esso si distingue per la gradevolissima silenziosità di funzionamento, per l'assenza di vibrazioni, per la prontezza e la precisione degli innesti. È una delle maggiori novità della Tipo. Un'altra comodità. Sulla plancia non vi sono né interruttori né pulsanti. Tutti i comandi sono raggruppati su due leve inserite sui lati del piantone dello sterzo. Su di esse sono tutti i comandi necessari alla visibilità esterna. Grazie a queste due leve, il guidatore non deve mai togliere le mani dal volante. Questo sistema, brevettato, si chiama Devio Fiat. Per ridurre le dimensioni delle leve sono state impiegate tecnologie elettroniche. Il comfort della Tipo è accresciuto anche dall'efficiente impianto di climatizzazione. Il sistema B-Level, aria più calda in basso e più fresca in alto, assicura sempre al guidatore e ai passeggeri una gradevole temperatura. Da notare che il riscaldatore dispone di un radiatore di grandi dimensioni, particolarmente adatto alle Tipo destinate ai paesi nord europei. Le sospensioni, anch'esse nuove, sono a quattro ruote indipendenti. Quella anteriore, del tipo MacPherson, con bracci oscillanti, molle a elica disassata, barra stabilizzatrice, braccio a terra negativo, è fissata su un telaio ausiliario composto da due gusci di lamiera collegati da un tubo fissato elasticamente alla scocca. La sospensione posteriore è a bracci tirati tubolari incernierati mediante cuscinetti con barra stabilizzatrice fissata ai bracci oscillanti. È montata, come quella anteriore, su un telaio ausiliario. Questa sospensione mantiene le ruote parallele al terreno anche quando la scocca si corica. Massimo comfort di marcia, elevata stabilità direzionale del retrotreno e grande precisione di guida sono i principali pregi di questa sospensione. Osservate come le ruote restino sempre aderenti al terreno. I freni, a disco quelli anteriori, hanno circuito AX che conserva sufficiente frenatura in caso di avaria almeno su una ruota anteriore e una posteriore e senza sbandamenti della vettura durante una rapida decelerazione. Di serie è anche montato il servofreno. A proposito di freni, la Tipo, nella versione turbo diesel, può essere dotata di anti-skid ABS a controllo elettronico Bosch. È la prima volta che simile impianto è disponibile su una vettura della categoria a cui appartiene la Tipo. Ed ora il cuore della nuova Fiat, il motore. Sono 5, 3 a benzina e 2 diesel. A questi si aggiungerà tra non molto un 1800 a 4 valvole per cilindro per le versioni più potenti.
Dei tre motori a benzina, il 1108 è l'ultimo nato dell'ormai celebre famiglia Fire. Non occorrono quindi molte parole per esaltarne le qualità, che sono soprattutto brillantezza ed economia di consumi e di esercizio. Il 1372 e il 1580, sempre a benzina, sono derivati da altri motori Fiat, ma completamente rifatti. Il basamento è nuovo, molto più robusto e soggetto a minori vibrazioni. Nuova testa ad alta efficienza termodinamica in grado di rispettare le future norme anti-inquinamento. I manovellismi sono nuovi, così come gli accessori. I due motori diesel sono un 1697 e un 1929 sovraalimentato. Vediamo ora le caratteristiche dei cinque motori. Il 1108 Fire ha carburante monocorpo con distribuzione monoalbero in testa ed accensione breakerless. Potenza 56 cavalli Dyna 5500 giri e coppia massima di 9,1 kg a 2900 giri. Il 1372 è alimentato mediante carburatore doppio corpo. Accensione breakerless. Potenza 72 cavalli Dyna 6000 giri e coppia massima di 11 kg a 2900 giri. Il 1580 ha accensione elettronica statica Marelli Digiplex, potenza di 83 cavalli Dyna 6000 giri e coppia massima di 13,5 kg a 2900 giri. Ed eccoci ai due diesel. Il 1697, già montato su vetture del gruppo, è stato modificato e migliorato. Potenza 58 cavalli Dyna 4600 giri e coppia massima di 10,2 kg a 2900 giri. Il 1929, sovralimentato da turbocompressore con intercooler, ha potenza di 92 cavalli Dyna 4100 giri e coppia massima di 19,4 kg a 2400 giri. Entrambi questi diesel sono stati resi ancora più affidabili e più silenziosi. E dopo le caratteristiche dei motori, le prestazioni, che sono in perfetta sintonia con le esigenze dell'automobilista e che hanno consumi piuttosto limitati. La tipo 1108 ha velocità di 150 km l'ora, passa da 0 a 100 in 17 secondi e 2 e compie il chilometro da fermo in 37 secondi e 2. I consumi sono a 90 km l'ora 4,7 litri per 100 km, a 120 km l'ora 6,5 litri e nel ciclo urbano 7,5 litri. La tipo 1372 tocca i 161 orari, passa da 0 a 100 in 13 secondi, copre il chilometro da fermo in 34 secondi e 7. I consumi sono a 90 km orari 5,2 litri, a 120 km orari 7,2 litri e nel ciclo urbano 8,5 litri. La tipo 1580 ha velocità di 172 km l'ora, accelera da 0 a 100 in 12 secondi e compie il chilometro da fermo in 33 secondi e 9. I consumi sono a 90 km orari 5 litri, a 120 km orari 6,9 litri e nel ciclo urbano 8,9 litri. Ed ora le due tipo con il motore diesel. La 1697 ha velocità di 150 orari, passa da 0 a 100 in 17 secondi e 8 e percorre il chilometro da fermo in 38 secondi. Consumi: a 90 km orari 4,8 litri, a 120 km orari 6,7 litri e nel ciclo urbano 6,7 litri. La 1929 turbo diesel ha velocità di 175 km l'ora, passa da 0 a 100 in 12 secondi e compie il chilometro da fermo in 34 secondi. I consumi: a 90 km l'ora 4,9 litri, a 120 km l'ora 6,6 litri e nel ciclo urbano 6,2 litri. Se la Fiat Tipo è automobile pronta ad ogni confronto,
lo deve anche alla qualità e all'affidabilità a tutta prova. Qualità e affidabilità che nascono dalla progettazione, che si realizzano nel processo di produzione che si avvale di sistemi molto innovativi. Gli investimenti complessivi per la nuova Fiat sono stati di 2.000 miliardi di lire e una parte cospicua di essi è stata destinata all'automazione degli impianti di Cassino, dove la berlina viene costruita. La scocca è semplice e molto robusta. È una gabbia con due puntoni anteriori che sostengono il motore e sopportano gli impatti. Il corpo centrale, di esemplare robustezza, protegge i passeggeri. Vengono poi i due puntoni posteriori, cui si attacca la sospensione. Sono tutte lamiere zincate al 100% e saldate con il laser. Questa struttura assicura massima solidità, resistenza torsionale e sicurezza anche per motori a prestazioni più elevate delle attuali. Su questa gabbia vengono inserite le varie parti della vettura, composte già nel progetto e assemblate per sottogruppi. Ciò significa aver diviso la vettura in 14 sistemi integrati tra loro, ma autonomi strutturalmente e intercambiabili nelle loro diverse versioni. È questa una rivoluzione nel processo di montaggio. Secondo l'assemblaggio tradizionale, i pezzi vengono aggiunti l'uno all'altro su linee anche molto lunghe e in tal modo ogni imperfezione, anche minima, si somma alle precedenti con risultati negativi. Con il sistema creato per la Tipo, gran parte della linea è sostituita da stazioni ferme di assemblaggio di un gruppo a sua volta preassemblato con analogo concetto. Sono quindi drasticamente ridotte le ripetizioni di errori. La qualità della Tipo è quindi molto elevata grazie alla scelta operata dalla Fiat, che offre e assicura molti vantaggi. Ad esempio, l'automazione del processo di montaggio di ogni sottogruppo o sottosistema avviene fuori linea proprio per ottenere una superiore qualità. Sono state anche eliminate posizioni di lavoro a braccia alzate o inclinate. Inoltre è consentito il collaudo di ciascuna parte come unità separata. Per quanto riguarda la verniciatura, quella di Cassino è una novità assoluta. La scocca è ferma e sono i robot che le girano intorno. È una grande garanzia di qualità. La vernice si estende in modo uniforme e senza imperfezioni rispetto alle più avanzate cabine robotizzate di verniciatura, dove la scocca era in costante movimento. Prima di essere pronte per la consegna all'automobilista, le Tipo sono sottoposte ad una serie di collaudi di fine linea in stazioni automatizzate. Ogni vettura viene provata su un simulatore delle diverse condizioni stradali. Successivamente viene controllata la funzionalità dell'impianto elettrico. Viene regolata la convergenza dei fari e l'assetto delle ruote. Ma la Tipo non è tutta qui. Quanto sinora illustrato è sufficiente per capire cosa significhi questa automobile italiana pensata, progettata e costruita per soddisfare le più disparate esigenze dell'automobilista europeo, sempre più esperto, selettivo e smaliziato nelle sue scelte. La linea, le dimensioni, lo spazio interno, le prestazioni, la silenziosità, la guidabilità, il comfort, fanno di questa Tipo un'automobile unica, che si può decisamente contrapporre anche a vetture di categoria superiore. E ciò grazie a soluzioni e caratteristiche tipiche di modelli esclusivi. Nonostante la dotazione di serie sia ricca, l'offerta di optional è piuttosto vasta. La produzione sarà di 1.800 unità il giorno, pari a 350.000 esemplari l'anno. La Tipo è la prima Fiat per gli anni 90. Nella sua scia ne nasceranno altre, e tutte con le sue grandi qualità e sempre rinnovate tecnologie.